signora, scusi, scusi signora, buongiorno. Ci hanno riferito che lei opera nel settore dell'immigrazione. Cosa ne pensa degli immigrati? Sono domande da fare a capo di mattina. Ma signora, la prego. No, senta, sono io che prego lei, devo andare al lavoro. Terra Viva, San Giovanni da Punta, ore 9:16. Avremmo dovuto documentare sin dal primo passo compiuto in questo centro di integrazione in provincia di Catania, ma ci ha preceduto l'imprevisto. Perché io ho una donna che spaventa veramente di mare, perché quando io ho salito la barca mi sto chiude occhi perché non ce la faccio a guardarmi in mare, perché mi spaventano che io... Poi loro hanno minacciato noi tutti, hanno minacciato di me anche, ha detto tu devi continuare a chiedere questo gulmone, se tu non la fai, poi non la risparmi. Bene, allora vi do subito la mia opinione. Sta riprendendo? Sta riprendendo. Bene. A casa loro, devono tornare tutti a casa loro. Ma come? Che c'è, sono venuta male? No. Che vuoi dire? Cioè, mi stai lasciando qua? Ho detto, tu sei venuto per lavorare, cercati un lavoro. Ho detto, ma io non è che capisco l'area, non posso anche, cioè, comunicare con questa gente. Ho detto, cioè, perché non conosci l'area? No. Cioè, sei in Libia, tu sai che qua sei proprio morto, da quando ne esci qua sei morto. Uno, te ne vai in calcio e ti ammazzano, due, ti ammazzano, tre, ti ammazzano. Cioè, non c'era altro proposto che... Sudi che brucia, la scena che è lunga, e sudo in seno da casa lontana, all'anzio di sera. A me non interessa se sei rosso, bianco, verde, giallo. Se un idiota è bianco è un idiota bianco. Se un idiota è negro è un idiota negro. Se un idiota è blu è un idiota blu. Va bene? Perché ho detto negri? Allora, li abbiamo sempre chiamati così. Thomas, if you want to take a break. Lui è Thomas Kingsley, un trentenne nigeriano che ci ha chiesto aiuto per rivedere sua moglie, collocata a Pesaro, perché quando sono arrivati era incinta. Ora la moglie e la figlia sono al CARA di Mineo, ma la situazione è più complicata di quello che credevamo. Thomas è agli arresti. Per fare luce sulla vicenda abbiamo chiesto informazioni al suo avvocato, che è stata così gentile da fornirci la documentazione giudiziaria. Che cosa è per te la libertà? La mia libertà? La tua libertà, che cos'è per te? Come ti senti? Mi sento male. Ti senti male? Sì. Perché? Perché io ho paura. Hai paura? Sì. Il vero valore dell'uomo non è la sua pelle, non è la sua legge, ma quello che è qua e nel suo cuore. Mio dolce amore, questa lettera non è che frutto di onde troppo mosse e ansie sospese tra un continente e l'altro, separate da uno specchio d'acqua. Vedrai, amore mio, che cosa ci ha preparato papà dall'altra parte del mare. Una casa, forse. E di sicuro tanto, tanto amore. Non è poi così lontano, sai? Questa barca ne ha portati 96, io non riuscivo a capire con quale spazio, come respirassero, lasciamo perdere i bisogni vari che devono essere fatti. Ma come sono potuti arrivare queste persone qui? Magari grazie all'aiuto di qualcuno, presunto scafista, perché non sono scafista, sono persone che tutti lo sappiamo e tutti dormiamo. Persone che sono massacrate, da noi ne vengono ogni anno a centinaia, tutti raccontano, anche la città. Dove vengono maltrattati, dove vengono nel vero senso della parola violentati della loro stessa dignità. Ma tutti dobbiamo dormire perché chissà per quale motivo, io non voglio andare oltre. Ho il dubbio che non sia così. Ma so già che nessuno mi dirà di sì e nessuno mi dirà di no, perché, vedete, col dubbio è tutto più semplice. Il beneficio del dubbio è magico. Una tratta diventa viaggio. Un cimitero diventa mare, un bambino morto sta solo dormendo.
Meno male che esiste il beneficio del dubbio, eh? Però non bisogna porsi domande. Non bisogna porsi domande perché qualche incivile potrebbe anche rispondere rompendo la magia. E a volte il dubbio è l'unica certezza.